2016. Nel 2016 abbiamo avuto voglia di tornare nella nostra terra e abbiamo chiesto un finanziamento con la Regione Calabria per poter tornare e fare quello che volevamo, ma nella nostra terra. Siamo tornati nel 2017 con queste grandi promesse della Regione Calabria, che effettivamente poi non ha avuto un lieto fine, e a distanza di 4-5 anni abbiamo chiuso definitivamente i rapporti con la Regione Calabria per chiedere invece un mutuo alla banca, che ci ha dato subito, quasi immediatamente, ci ha permesso di poter realizzare comunque questa prima tranche del nostro obiettivo. Secondo me è stato un problema a livello burocratico loro, una cattiva organizzazione interna, in quanto non c'è mai stata una vera e propria chiarezza su come muoversi e come agire. Questo ha portato tanta confusione, tanta perdita di tempo. Tempistiche lunghissime. Tempistiche molto lunghe, considerando che noi abbiamo firmato l'inizio del progetto nel 2017, i fondi ci sono stati rilasciati nel 2021 durante la pandemia. Subito dopo la pandemia, quindi in quel momento storico era quasi impossibile riuscire a spendere i soldi nel modo e nei tempi in cui erano indicati dal progetto. E questo ha comportato, per non avere problematiche future e conseguenze, l'abbandono totale del progetto e quindi la restituzione dei soldi, con tanto di mora. Che ci ha portato però... Comunque nella disgrazia siamo riusciti nel nostro intento, però fatto sta che non pensiamo che con la Regione si possano fare grandi progetti, ma è un pensiero nostro ovviamente, però le tempistiche, il calvario che abbiamo dovuto affrontare in questi anni ci ha portato proprio a non credere in questa Regione che è così... Sì, superflua. Sì, perché è molto superflua. Organizzata. Lo dimostra il fatto che dopo la nostra chiusura dei rapporti con la Regione Calabria, nessuno ha detto alla Regione che Calabria abbia visto la nostra restituzione, quindi il nostro rapporto, e stavamo per passare dalla parte del torto. Questo perché alla Regione Calabria nessuno ha mai visto la nostra email con tanto di bonifico a favore della Regione Calabria, e stavamo rischiando di andare comunque sul penale per una cosa mai commessa. Quindi questo ci porta sempre a dubitare comunque ormai, purtroppo, perché la nostra terra, ma a livello organizzativo e di aiuto per noi piccoli imprenditori, perché siamo piccoli imprenditori che ci vogliamo provare, va. Cioè, purtroppo è una realtà che c'è e che vediamo costantemente, sperando sempre che le cose un giorno possano migliorare e cambiare. Un ente che dovrebbe darti una mano, alla fine ti crea soltanto problemi.